Famous Channel Web TV. Oggi parliamo di teatro amatoriale e professionale. Ascoltiamo le informazioni e le nozioni di Mario La Sorella, direttore artistico dell'associazione Teatro 2 di Castellana Grotte. Vediamoci il video. Mario La Sorella, direttore artistico dell'associazione Teatro 2. Oggi a Sai Che parliamo del teatro. Mario, qual è la differenza tra teatro amatoriale e professionale? Allora, la differenza è nella parola stessa. L'attore amatoriale lo fa perché ama il teatro, l'attore professionale lo fa per professione. Non è semplicemente una differenza economica, nel senso che chi ama il teatro solitamente non lo fa per scopo di lucro, ma l'attore professionista è appunto un professionista dopo che deve almeno aver seguito dei laboratori, dei corsi o comunque frequentato un'accademia o una scuola di recitazione. Allora si è abilitati ad essere attori per professione. C'è chi ha avuto la fortuna di essere scoperto in mezzo di qualche provini che in Puglia per esempio vengono organizzati dalla Puglia Film Commission, e sono appunto dei provini diciamo organizzati per la realizzazione di film che vengono girati in Puglia. E chi ha la fortuna, pur non avendo frequentato accademie o scuole di recitazione, partecipa a questo provino e viene quindi scelto, può considerarsi un attore professionista in quanto appunto ha come prima esperienza la possibilità di realizzare un film e quindi percepire un contributo e da lì ne segue anche un'agibilità, Empulse si chiamava all'epoca, adesso è tutto confluito in INPS, però appunto si è iscritti ad essere attori professionisti al 100%, una specie di albo, ecco, se così vogliamo chiamarlo. L'attore amatoriale invece è chi si improvvisa, chi appunto ama questa attività e lo fa nel tempo libero come hobby, come me per esempio, che faccio attività teatrale da 20 anni, però puramente a scopo amatoriale. Come si sviluppa il teatro amatoriale sul territorio? Noi abbiamo la fortuna, capacità di riuscire, nonostante le associazioni amatoriali realizzano spettacoli innanzitutto per la propria città, noi non solo lo facciamo per la nostra regione, ma abbiamo la fortuna di farlo per tutta la nazione. In effetti abbiamo realizzato diversi spettacoli in italiano e in lingua napoletana, che si può definire a tutti gli effetti una lingua in quanto comprensibile in tutta Italia appunto, e questi spettacoli ci hanno permesso di partecipare a diversi concorsi nazionali e quindi riusciamo anche ad esibirci appunto in tutta la penisola, dalla Toscana alla Sicilia. Siamo reduci adesso di una bellissima esperienza in Sicilia. E quindi il teatro amatoriale si può sviluppare nel territorio non soltanto limitrofo, ma anche in un territorio molto più disteso, considerando che appunto vengono realizzati questi concorsi nazionali. Mario, che cos'è questi rumori che si sentono? Si sente? A voglia. Perché siamo in allestimento, perché stasera abbiamo spettacolo, quindi ci sono dei tecnici che stanno sistemando la scenografia, questo piccolo teatrino che abbiamo qui, quindi stanno allestendo, perdoniamoli, stanno lavorando. Ok, come ci si può approcciare al teatro? Allora, il teatro amatoriale è abbastanza semplice, nel senso che chiunque ha una compagnia, una filodrammatica cittadina e quindi spesso, anzi, c'è penuria di attori amatoriali e quindi chiunque voglia cimentarsi in questa attività, farlo come hobby, come passione, può contattare l'associazione della propria città e quindi mettersi già in gioco
già dalle prime esperienze, magari si comincia con delle particine più piccole, poi se si ha talento si può anche ambire a ruoli più principali. Per quanto riguarda invece l'attività professionale, un buon corso di recitazione, di dizione è una base fondamentale per poter accedere eventualmente alle accademie nazionali che ci sono a Roma, che ci sono a Bologna, a Bari purtroppo non ce l'abbiamo, che ci sono insomma in giro per l'Italia, e grazie a questi laboratori che preparano questi ragazzi o queste persone che vogliono approcciarsi a questa attività come professione, possono eventualmente provare a prendere parte a queste scuole, a queste accademie, perché ogni anno ci sono dei provini o comunque delle fasi di selezioni per poter essere ammessi. Speriamo che i suggerimenti di Mario La Sorella vi siano stati utili e vi sono piaciuti. Sai che può interessare o coinvolgere anche te. Ciao!